la società politica non è in contrapposizione dialettica, ma i partiti, quelli che poi sono stati definiti corpi intermedi, sono le forme in cui la società civile si organizza e dà corpo alla politica, e si pone semmai in forma dialettica da contenuti alle forme pubbliche, statuali, appunto, perché oggi si discute di beni comuni. Il bene comune è il bene pubblico, è il bene che appartiene allo Stato, che appartiene agli enti territoriali dello Stato. Oggi sembra quasi, nel dibattito che sta sviluppando, che esista una categoria terza. Si legge perfino sui muri, né pubblico né privato, bene comune. Sono confusioni di categorie di interpretazione della realtà che producono danni, che producono deviazioni e spesso rendono incapacitante l'azione. Dentro questo c'è un altro concetto, dentro questa confusione. Stamattina Orlando faceva riferimento all'appartenere come fenomeno legato al clientelismo meridionale. Ma c'è un senso dell'appartenere, se volete, più nobile, che è altrettanto pericoloso, perché nel venir meno di riferimenti certi si è coltivato in questi anni il puro e semplice senso dell'appartenenza, il noi, le forze in campo, che ha continuato a tenere in vita delle finzioni, contro cui poi si è generato quel fenomeno che non è di antipolitica. Anche qua io pregherei tutti di fare uno sforzo per contestare l'uso lessicale di certe definizioni. Non c'è un movimento di antipolitica, quelli che si ribellano alla classe politica, si ribellano a queste forme di partito, a queste forme di organizzazione della politica. C'è molta più politica in quei fenomeni di allontanamento dalla partecipazione di quanta ce ne sia all'interno di queste strutture essiccate. Quindi, e mi avvio, benissimo, mi avvio ancora a concludere, le questioni che Bertinotti elencava e ci proponeva stamattina produrranno effetti sulla realtà a prescindere dal grado di coscienza di cui noi saremo capaci di accedere e alla forma che daremo alle risposte che debbono darsi. Quindi io do una mia interpretazione del grande cambio. Io suggerisco di evitare di correre i due rischi contrapposti, che il grande campo sia di rimettere insieme alcuni pezzi, magari alcuni pezzi della sinistra o con l'aggiunta di qualche altra cosa, e che sia, come la Torre l'ha definito, un campo di forze. Il grande campo deve essere in questa fase un campo di persone, e i limiti del campo sono quelli della capacità di produrre idee, di ricomporre il pensiero. Il rischio opposto è quello che si è sentito in molti dibattiti in questi ultimi anni, che rappresenta una forma di legittimazione reciproca. C'è chi dice da sinistra: dovete fare una bella destra, dovete ripulirla, dovete liberarvi del Berlusconi e del berlusconismo, e c'è chi dice alla sinistra: dovete fare una sinistra più aperta, più democratica. Addirittura, io non cito i casi, ma sarebbe divertente, si è arrivati al punto di reinventarsi delle storie, addirittura biografiche, per giustificare il fatto che oggi ci si deve incontrare in un campo, quello delle regole, che sono condivise e riconosciute, per ripulirsi delle tossine e poi rischierarsi ognuno con i suoi accampamenti, con una destra migliore e con una sinistra migliore. Io spero che non venga letta in maniera provocatoria, perché la fondo sulla requisitoria che Bettini poco fa ha fatto, riferendosi soprattutto a quello che è stato, e mi piace pensarlo al passato, il proprio campo politico. La migliore delle destre possibili e la migliore delle sinistre possibili nel determinato periodo storico in cui si sono sviluppate
sono quelle che abbiamo visto negli anni che abbiamo alle spalle e sono storie di fallimento. Oggi bisogna pensare altro, bisogna pensare oltre. A ripartire da cosa? Barbara Palombelli diceva prima, le idee ce le abbiamo, dobbiamo organizzarci. Magari avessimo le idee. Qua il primo che tira fuori una idea diventa il leader del futuro. Bravo.